Ma ciao a tutti! La tecnologia è ovunque nel mondo. Tutto ciò che usiamo è frutto di anni e anni di ricerche e trasformazioni. La tecnologia può esserci davvero ovunque, anche integrata in vestiti o scarpe. Oggi andremo proprio a vedere del vestiario assurdo tecnologicamente avanzato, che vi sembrerà uscito da un film futuristico. Se volete capire meglio, ricordatevi di fare un bel giro sul canale di gaming ufficiale e tornate qua seduraiandovi assolutamente. In questo modo potrete arrivare al numero 1 della classifica che vi consiglio di non perdervi se siete amanti delle giacche che si collegano direttamente al vostro smartphone. Cominciamo! Numero 1. Gli zaini durante i viaggi sono praticamente obbligatori, specialmente nei comics dove io li porto in modo maniacale, anzi vi dirò la verità, ho ben 2 o 3 zaini che uso in base alla necessità di spazio. Però nessuno di questi sfortunatamente ha un ombrello integrato e quindi mi ritrovo tutte le volte a dover tenere pure quello, che mi occupa troppo spazio. E non posso metterci altra roba inutile che comprerò ma non userò mai. Per questo ecco Fan Shell, uno zaino con un ombrello integrato, tra le altre cose, estraibile facilmente senza doversi togliere tutto dalle spalle. Ma non è finita, ha anche un ventilatore integrato che si attiva con un solo tasto. Numero 2. Avete mai sognato di correre verso l'infinito e oltre a una velocità assurda? Magari senza utilizzare un ingombrante hoverboard? Eccovi le Walk Wing, un paio di accessori per scarpe dal costo di $90 circa. Si potrà montare qualsiasi tipo di scarpe e con una sola leva si potranno tirare fuori delle rotelle. Sì, un accessorio che trasforma ogni vostro paio di scarpe in pattini a rotelle. Ma non dovrete essere esperti per poterli guidare, basterà rimanere in piedi e andare avanti. Facile, no? Numero 3. Questa volta è un gadget in collaborazione tra Nike e un'altra compagnia di cui non ho capito bene il nome. Eccovi un poncho. Ok, detta così sembra una cosa da niente, potete trovare ovunque cose del genere dopo tutto. Ma mi spiego meglio. Sembra un semplice marsupio quando viene indossato, ma guardate bene come si indossa. Esatto, si chiama poncho esplosivo proprio per questo motivo. E ovviamente aspetterò che arrivi su Amazon in modo da guardarlo tutto il tempo senza mai comprarlo perché costerà troppo. Un po' come tutto quello che guardo dalle vetrine dei negozi, ma questa è un'altra storia triste. Numero 4. Avete presente quando camminate e vi sentite rinchiusi in una gabbia per via di quelle scarpe troppo strette o troppo larghe? Beh, anche se non ce l'avete presente, non importa, perché volevo dirlo per introdurvi a queste fantastiche cose che ricoprono i piedi. Non so bene come chiamarle, tranne che con il loro vero nome, cioè Iguanai Jungle. Magari possiamo chiamarle infradito speciali modificate, perché è proprio da queste ultime che l'azienda è partita per crearle, modificandone alcuni aspetti fastidiosi e facendole con un materiale completamente antiscivolo, in grado di andare in qualsiasi, ma proprio qualsiasi terreno. Scalare montagne, camminare nella sabbia senza ritrovarselo ovunque nei piedi, o saltare tra le scogliere, tutto sarà possibile. Ovviamente saltare rocce giganti non è una cosa che dovete fare, mi raccomando. L'ho detto perché è parte dello slogan del prodotto, ma è meglio evitare certe cose. Comunque potrete davvero muovervi ovunque. Potrete usarle anche per fare sport o delle normali camminate e non sentire minimamente dolore la sera. Ci sono 2 modelli sul mercato, uno light e uno premium. Penso si chiami così, ma non sono sicuro, eh. Comunque sia, quello light è già su Amazon e vi lascio il link in descrizione se siete interessati. Costa circa €70. Il cosiddetto modello premium, di cui non sono sicuro, invece arriva agli 85, ma da noi non sembra presente. Numero 5. Io mi vesto normalmente, di solito, senza mai esagerare, ma quando si tratta di andare fuori con gli amici cerco di farmi notare il più possibile con cose stravaganti e fuori dal comune. Dai, chi è che non lo fa? Proprio per questo spesso e volentieri mi tiro fuori la mia speciale maglietta di SpongeBob, ma non una maglietta come le altre. Questa ha un disegno al centro che reagisce quando ci sono suoni nelle vicinanze, come il battito delle mani o musica. Sembrerà una stupidata, ma è una tecnologia che è cominciato ad apparire in questi anni.
in diversi tipi di magliette con diversi tipi di stili. Da noi in Italia non ci sono molti negozi che vendono certe cose, ma su Amazon possiamo già trovare tantissimi modelli con vari disegni. Insomma, anche i vestiti ultimamente stanno diventando iper tecnologici, come avrete capito. Dobbiamo stare al passo con loro, e ovviamente vi lascio il link in descrizione come sempre. Numero 6. Rimanendo sempre in tema magliette, ne abbiamo una in grado questa volta di salvarci a molte feste. La compagnia australiana chiamata Thread Smiths crea magliette a maniche corte, non solo, anche a maniche lunghe e tante altre cose con delle unicità assurde. No, non nel senso che hanno i poteri, ma che grazie a un particolare tessuto riescono a non macchiarsi con nessun genere di liquido. Che sia acqua o vino o salsa barbecue, creano vestiti del tutto waterproof e anzi, di recente stanno anche entrando nel campo delle camicie e dei jeans. L'unico problema sono i prezzi. Un unico capo di vestiario può venire a costare dai 50 ai 400 euro. E sinceramente per ora non ne vale davvero la pena. Preferisco macchiarmi e lavare lo stesso vestito 100 volte, finché non si restringe a misura nano. Numero 7. Si chiamano Posh Galosh e non è una parolaccia inventata da me, ma il nome di particolari stivali che possono essere utili a molte donne. Immaginate ci sia una giornata di pioggia intensa e quindi vogliate uscire per andare a una festa importantissima. In questa festa i tacchi sono obbligatori e non potete mica lasciarli a casa. Ma non volete nemmeno bagnarvi troppo i piedi perché ci tenete ai piedi, come tutti, credo. Ecco quindi che arrivano i Posh Galosh venduti da un sito di nome Pisis o Pisis. Possono essere usati come una cover e tirati fuori nel momento del bisogno, coprendo così i tacchi o anche altre scarpe volendo. Sono facilmente riponibili nella loro borsa e indossabili in qualsiasi momento senza troppe complicazioni. All'interno il materiale tiene molto caldo i piedi, impedendo a qualunque cosa di filtrare. E all'esterno sono praticamente waterproof e si asciugano subito senza lasciare sporco. Se avete 120 dollari da spendere, beh, non so, non mi convince più di tanto, ma boh, vedete voi. Numero 8. Il prossimo pezzo di vestiario nella lista può essere molto utile per le persone che spendono molto tempo in giro. Eccovi Aros, una maglia speciale con un cuscino gonfiabile al suo interno. Sembrerà anche questa una cosa da niente, ma ehi, in metro mi è capitato spesso di addormentarmi e non avere un appoggio per la testa e il collo. Beh, non potevo usare la persona di fianco a me come cuscino, sarebbe sembrato un po' maleducato, no? Basterà gonfiare appunto questo cuscino e inserirlo nella parte del cappuccio. È una cosa tanto semplice quanto geniale. Chi avrebbe mai pensato a una cosa così? Eppure ne ho sempre sentito il bisogno. Però il prezzo non è proprio dei migliori, circa 70 dollari sul sito ufficiale Aros, altrimenti 50 quando è in sconto. Insomma, se non volete comprare un cuscino da 5 euro da viaggio per il collo, potete optare per questo. Così sembrerete insospettabili mentre dormite. Numero 9. L'azienda cinese di vestiti chiamata Polar Seal ha deciso quest'anno di scontare tutti i suoi prodotti per il periodo di Natale. Infatti, se siete freddolosi come me o comunque dovete andare in vacanza in posti molto glaciali, diciamo, potete con la pressione di un tasto scaldarvi completamente, senza per forza stare vicini al fuoco o al termosifone come matti dalla mattina alla sera. Beh, se devo dirvi tutta la verità, non costano 199 euro tutti i vestiti, ma solo maglie e magliette. I giubbini superano spesso i 500. Tanto vale comprarsi un termoventilatore portatile. Ma quando questa tecnologia diventerà abbastanza abbordabile, sarò il primo a comprarmi 100 magliette anche per l'estate volendo. In realtà su Wish e altri siti potete trovare dei vestiti che si scaldano, ma non sono al livello di questi, che utilizzano una tecnologia molto avanzata. Numero 10. E ho tenuto il meglio per adesso. Levi's e Google hanno deciso un giorno di collaborare per creare una giacca unica e incredibile. Si può connettere al proprio smartphone e aprire un mondo di possibilità per usare appunto il proprio cellulare senza nemmeno prenderlo in mano. Basterà scaricare l'applicazione e scegliere le gesture da applicare. Ad ogni gesture corrisponderà un comando. Per attivare la musica, per esempio, potete scegliere di strisciare la mano sulla manica. Per spegnerla, semplicemente avvolgere la manica, come vedete in video. Potete perfino impostare una direzione su Google Maps e tenerla appunto preimpostata. Magari la via di casa da qualsiasi zona e vi darà le indicazioni vocali e molto altro.
Se siete interessati a comprarla, beh, è già in vendita e costa circa $200. Si chiama Jacquard e potete trovarla direttamente sullo store della Levi's. E con questo concludiamo. Che dire, dobbiamo davvero stare al passo. Negli ultimi anni esce ogni genere di cosa tecnologica e mi sento pure io vecchio che ho 26 anni. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.